Tommaso e Aldo, e ci occuperemo di moderare l'assemblea questa sera. Noi siamo due del tavolo partecipazione e insomma siamo stati eletti a questo ingrato compito. Il tavolo partecipazione fondamentalmente è un tavolo che sostiene il Macao nel suo complesso per formulare i processi decisionali in maniera partecipativa fra tutti i membri di Macao. Nasciamo un po' tardi rispetto agli altri tavoli, ma è anche in un momento un po' sfortunato, appena prima dello sgombero in via Galfa. Siamo più o meno una cinquantina in questo momento, ci sono continue adesioni al tavolo proprio perché si è pensato appunto ai tavoli come delle unità permeabili, per cui sono aperti fondamentalmente alla partecipazione delle persone. Stiamo attualmente lavorando su due principali filoni, quello della moderazione e facilitazione delle assemblee, e oggi speriamo di proporre dei meccanismi che ottimizzino alcune criticità che si sono verificate. Ok, adesso il tavolo partecipazione ha prodotto delle proposte su come gestire questa assemblea. Abbiamo pensato che si procede così con lo stesso metodo che si era proposto la scorsa volta. C'è un tema, si affronta quel tema, c'è un intervento introduttivo del tema e dopo ci sono degli interventi soltanto inerenti esattamente a quel tema e a ciò che è stato detto su quel tema. Noi ci stiamo interrogando su come strutturare i processi decisionali in modo tale che siano partecipativi, ponendo il fatto che non sempre si deciderà tutto durante l'assemblea. Noi ora blocchiamo la presa di interventi, arriviamo a un punto che finiscono e poi se c'è ancora bisogno ne prendiamo altri, quindi non state con la mano perché... Ovviamente il percorso è lungo, è difficile, non abbiamo la soluzione in tasca, no? Quindi bisogna testarsi, testare l'assemblea eccetera eccetera al fine di migliorare, no? Passo dopo passo. Il tavolo partecipazione si è fatto un po' cavia, diciamo, delle pratiche che vorremmo adottare. I meccanismi che mettiamo in atto sono intanto che ci sono due persone che prendono gli interventi e tengono un ordine del giorno. Adesso andiamo avanti con gli interventi? Sì. C'è Giulia. Queste persone sono i garanti del fatto che durante la discussione si parli sempre di un tema per volta in modo tale che il tema venga affrontato fino al momento in cui c'è una condivisione all'interno dell'assemblea sulla posizione da prendere, oppure si capisca che non c'è una posizione sufficientemente condivisa da far sì che si possa prendere una decisione su questo tema. Facciamo una nota informativa, poi c'è l'ultimo intervento di questo blocco e poi facciamo un attimo il punto delle questioni che si sono aperte e le prendiamo dagli altri. La partecipazione non l'ha inventata Macao, ma la cosa più interessante è che fino ad ora la democrazia partecipativa, i processi partecipativi, il confronto creativo, che sono dei concetti e delle pratiche che sono state studiate sin dagli anni 70, ancora prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, sono stati sempre sperimentati in situazioni specifiche e una tantum ad hoc. Invece la rivoluzione, secondo noi, di Macao è voler adottare questo come esperienza assolutamente allargata e non per una singola assemblea o per un singolo evento o per una singola decisione da prendere. Abbiamo introdotto tutta un'altra serie di metodi collaterali per dare la possibilità all'assemblea di avere una comunicazione interna più efficace rispetto a quella normale dell'applauso e dell'acclamazione, per cui abbiamo inserito dei metodi mutuati da Occupy Wall Street. Questa volta abbiamo introdotto degli altri segni rispetto a quelli della scorsa assemblea. E questo aiuta i moderatori ad avere dei feedback da parte dei partecipanti e a darli a colui che sta parlando. Lo strumento numero uno è quello del termometro. Il termometro è sta roba qua. Mi piace, così così, non mi piace.
non sono d'accordo. Abbiamo quindi deciso di evitare gli applausi, per esempio, e provare a fare qualche altro gesto. Oggi proviamo qualche altro meccanismo, la possibilità di gestire un po' meglio i botte a risposta che vengono fuori all'interno di assemblee. Abbiamo proposto altre due cose. Una è questo, che è la domanda, cioè per esempio te stai dicendo una roba ma io non sto capendo un cazzo di quello che dici. Succede spesso. Oppure la domanda può essere... Per avere un'informazione completa, perché mi mancano dei passaggi e penso che manchino anche agli altri. Ci stiamo impegnando perché l'assemblea sia un momento sensato e non sia un branco di persone che fanno interventi sconnessi fra di loro. Non fare domande retoriche per intervenire saltando l'ordine di interventi. No, ma non è forse vero che allora... Ok? Perché cioè, bisogna stare attenti a sta roba qua. La seconda è il ditino. Il ditino è per dire che ho un'informazione importante da dare. Allora, se qualcuno sta dicendo delle cose e io penso che gli manchino proprio dei passaggi o che non corrisponda alla verità, faccio così. Quando questa persona ha finito o a metà dell'intervento, se è molto urgente, si interrompe e si dà l'informazione. All'informazione non può essere aggiunto nessun commento personale. Gravissimo. Per ora stiamo evitando di fare votazioni, ma stiamo cercando di costruire un consenso. Varrebbe la pena di spiegare più nel dettaglio il meccanismo decisionale tra i tavoli e il riportare la decisione in sezione plenaria. Decidere che struttura darsi diventa una questione di sostanza e non di forma. È una questione fondante.